Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Nel continente nero, parabonzi, bonzi, bo. Quelli che imbarcano l'essere umano, un po' stronzi, stronzi, so. Su un barcone da 40 ne hanno messi 180, aggrappati sulla rampa, c'è chi campa, c'è chi no. Siamo scafisti, siamo scafisti, lucriamo sui negri. Quello più basso ha lo scafo più grosso, di 12 metri. Noi siamo quelli che dentro al motore mettiamo tre bimbi, una donna, un pastore, noi siamo scafisti. Nel continente bianco, parabonzi, bonzi, bo. Chi per lo Stato gestisce quel campo, un po' stronzi, stronzi, so. Per ogni profugo ospitato c'è un bonifico incassato, di chi poi se l'è inguattato e una villa ce se fa. Siamo tutti buzzi, siamo tutti buzzi, noi bianchi europei. Ogni tre pasti, ne fatturiamo sei. Noi siamo quelli che non li vogliamo, ma popoli no, non li sottopaghiamo, non siamo europei. Scriviamo su Twitter, guai chi li tocca, ma se li incontro io do un calcio in bocca, noi siamo europei. La giornalista che è stata sospesa, è entrata sul profugo a gamba tesa, noi siamo europei. Vecchio metodo alla polizia, sul braccio gli scrivono un numero e via, noi siamo europei. E se l'assessore è pure italiano, lo invita a Vespa e gli stringe la mano, noi siamo italiani. Allora, partiamo da una notizia di poco fa ed è caduto da parlamentare Giancarlo Galan. L'Aula dei Deputati ha votato a favore della relazione della Giunta per le elezioni che aveva indicato proprio la decadenza al termine di tutta la vicenda giudiziaria di Giancarlo Galan, che ha regnato, come sapete, 15 anni come governatore del Veneto, è stato due volte ministro parlamentare. Si è deciso di farlo decadere in base alla legge Severino. Galan ha cercato fino all'ultimo di difendere la propria poltrona, ma questa è la fine di un'epoca, di un'era, insomma l'era di Galan definitivamente chiusa da questa decisione della Camera dei Deputati. È stato, come ricorderete, 80 giorni in carcere ad opera, poi gli arresti domiciliari per la vicenda dello scandalo Mose. Adesso è ripreso il processo, ha patteggiato rispetto ad altri imputati, 2,6 milioni di euro e la vendita di Villa Rodella, la sua villa di Cinto Euganeo, insomma è questa la fine della vicenda di Giancarlo Galan. E al suo posto il primo dei non eletti alle ultime politiche, Dino Secco, è stato vicepresidente della provincia di Vicenza, è stato sindaco e assessore a Solagna, è stato assessore della provincia di Vicenza e siederà in Parlamento. E questa è la notizia di poco fa, però il titolo l'avevamo dedicato, come spesso succede a Focus, ai migranti, perché in Norvegia hanno deciso di dare 1000 euro ai migranti che se ne vogliono, che accettano di andarsene volontariamente. Quindi questo è un sistema, ritiene il governo norvegese, per far fronte a questa emergenza. Quindi diteci come la pensate su questo e soprattutto sull'Austria, che oggi ha dato i dettagli della famosa barriera, in pratica è un filtro, è un imbuto entro cui confluirà tutto il traffico, ci sarà lo smistamento dei sospetti, ci saranno controlli severissimi, 250 uomini dell'esercito a presidiare i confini. E dice la CGA di Mestre che questa chiusura potrebbe provocare 12 miliardi di perdita per il nostro export, quindi un costo molto salato, ma l'Austria dice voi li fate entrare e noi invece
ve li rispediamo indietro. Allora, dopo tutto questo lungo cappello, vi presento gli ospiti di questa puntata, aspettiamo i vostri sms. Franco Vescovo, imprenditore, buonasera. Buonasera, direttore. Vescovo. Gennaro Marotta, dell'Italia dei buonasera. Valori. Buonasera. Buonasera. Buonasera al sindaco di Silea, Silvano Piazza. Buonasera a tutti. Sindaco, bentornato. Antonella Tocchetto, del Consiglio Comunale di Treviso. Buonasera. Buonasera. Buonasera all'assessore all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan. Buonasera a tutti voi, buonasera direttore, grazie per l'invito. Grazie anche a lei. Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega Nord. Buonasera. Buonasera. E Alberto Montagnier di Raise Veneto. Buonasera. Bentornato. Buonasera. Montagnier, grazie a tutti per essere qui stasera. Si vedono i monti innevati perché a Cortina ha nevicato, insomma fa piuttosto freddo, un'ondata non prevista almeno fino a qualche giorno fa di freddo. Allora, io direi di partire dalla notizia che abbiamo dato proprio all'inizio, la decadenza di Giancarlo Galan, insomma il doge, no? Con tutto quello che è seguito, è stato un caso che è diventato un caso nazionale, ovviamente tutti i giornali e le televisioni ne hanno parlato anche in questi ultimi giorni. Assessore, allora un suo commento. Commento, perché poi è una storia che ho vissuto da vicino, è stato il presidente della giunta regionale, la prima della mia storia politica, sicuramente un uomo che ha rappresentato il Veneto per anni e secondo me tardivamente è stata votata la decadenza. Io avrei preferito un'altra fine, cioè che lui si dimettesse fin da subito, perché nel momento stesso in cui c'è stato quel patteggiamento, possiamo discutere poi sulle carcerazioni, su come sono utilizzati alcuni strumenti coercitivi, ma se tu patteggi vuol dire che ammetti di essere nel torto, e questo conseguentemente doveva anche farlo uscire dalla vita politica. Avrei preferito che lui, per ciò che ha rappresentato, avesse un epilogo, scegliesse un epilogo diverso per se stesso e per la dignità della politica in generale. Avrei preferito si dimettesse. Lei però ha detto giustamente una cosa, la fine di un'epoca, e ci dà anche, almeno a me, fatto riflettere, avendo vissuto appunto questa parte di vita politica che è, non so neanche se siamo mai entrati nella Seconda Repubblica, rispetto a alcune questioni legate alla corruzione, al ruolo che la magistratura ha nel modificare la vita politica, le dinamiche politiche. Di sicuro c'è un dato, nulla deve essere dato per scontato. Lì andiamo veramente dalle stelle alle stalle con una velocità straordinaria. E questo ti fa anche guardare la politica, io spero, con un occhio di maggiore critica, lo dico da politico. Cioè nessuno deve sentirsi impunito, nessuno può pensare di essere sopra il giudizio, sopra le regole, sopra tutto, perché magari in quel momento sei a capo, no, di qualche cosa di importante. La Regione del Veneto lo è stato di sicuro, essere ministro di una Repubblica, addirittura due ministeri diversi, quindi un uomo considerato potente, nel passato potente, e probabilmente il fatto di vederlo oggi così in una condizione di tale, posso dire, miseria nel senso morale del termine, non voglio entrare nell'ambito così personale, materiale, però ti dà la dimensione di quanto tutto sia assolutamente fragile, anche giustamente fragile. E se mi permette, in questa nota di un po' di riflessione che faccio ad alta voce con voi, è anche il Veneto che merita di essere rappresentato diversamente. Io auguro a Dino Secco, che conosco, una persona a modo per bene, di riscattare un po' anche la presenza per Forza Italia di sicuro della rappresentanza parlamentare. Poi vedremo anche un servizio interessante dove il governatore incontra i ragazzi e alla fine ne invita uno a vivere una giornata in regione. Questo ragazzo aveva contestato la politica e quindi gli ha detto: vieni però a vedere personalmente come lavoriamo, cosa facciamo. È bello un rapporto così diretto tra i ragazzi e le istituzioni, quando capita, se è una cosa poi tra l'altro disinteressata da una parte e dall'altra. Antonella Tocchetto, allora, però la politica rimane così al centro dell'attenzione per scandali che hanno riguardato anche il governo, se non altro accuse, scambi di
accuse, la Boschi, le dimissioni del ministro Guidi, adesso la questione in Campania, no? Cioè, siamo un po', siamo sempre lì, eh? Beh, è trasversale, allora, questa amministrare, questione. Fare politica è amministrare la cosa pubblica e tutti noi, come cittadini in primis, anche se qui rivestiamo un ruolo politico, ma insomma in primis siamo dei cittadini, vorremmo e pretendiamo che chi amministra la cosa pubblica la amministri nel miglior modo possibile e a favore delle persone, quindi della gente. I casi da Galan, anche i nostri, oggi in questi giorni qua, anche il PD ha il rappresentante Campano che è sotto inchiesta per queste questioni di mafia, sono situazioni che veramente ti lasciano basito, perché poi io non è che voglio essere garantista a tutti i costi, ma faccio l'avvocato e mi rendo conto che ci sono, non dico che ci sono reati e reati, però ci possono essere situazioni nelle quali qualcuno sbaglia a firmare qualcosa e si trova in situazioni di difficoltà, ma non c'è il dolo. In tutti questi casi noi abbiamo visto gravemente il dolo nelle intercettazioni, il dolo nello scambio di voti, il dolo purtroppo anche nel caso della ministra Guidi di lei che si fa strumentalizzare da una persona di famiglia su operazioni del petrolio. Sono tutte situazioni che non devono assolutamente esistere, perché il dolo è la volontà dolosa di fare un atto grave. Ora, è giusto infatti che a rivestire certi posti, e questo ha ragione la Donazzan quando dice Galan si doveva dimettere, Galan è stato un uomo potentissimo, io non l'ho mai visto nemmeno di persona, devo dire la verità, però mi ricordo di quando si parlava di questo uomo potentissimo che dava queste feste, io mi ricordo il giorno del matrimonio che ci sono, per giorni ne hanno parlato tutti i mass media. In realtà poi non solo era un uomo fragilissimo, ma era un uomo pesantemente corrotto, e il risultato anche che noi abbiamo subito su Venezia, qui non abbiamo solo il problema di aver traspeso milioni di euro, ma metto dentro anche quelli del PD, cioè non è che voglio dire che ce n'è solo uno di colpevole, lo dimostra anche il sindaco di Venezia, di aver speso milioni per fare il MOSE, ma non sapremo neanche quanti ne dovremmo ancora spendere per poi sistemare questa situazione. Pertanto chiudo dicendo che chi amministra la cosa pubblica dal piccolo comune allo Stato deve essere una persona seria, seria soprattutto in una situazione di grandissima difficoltà, perché noi abbiamo tantissime leggi, quindi ci può essere anche l'errore colposo, ma non ci deve mai essere il dolo. Purtroppo in questi casi qua il dolo c'è sempre stato. Provo sicuramente non pena per Galan, lo dico sinceramente, provo tantissima pena da chi oggi ha perso tutti i suoi soldi investendo nelle banche e vede i vertici delle banche che non pagheranno mai. Queste sono le persone che mi fanno pena. Galan ha avuto degli anni d'oro e adesso avrà degli anni difficili. Renzi non ha nessuna intenzione di tagliare gli sprechi vomitevoli nelle regioni Sicilia e Calabria. Allora, prima di sentire il sindaco Silvano Piazza, vediamo il servizio di cui vi parlavo, cioè l'incontro di Zaia con degli studenti liceali. Vediamo. E io mi chiedevo oggi come si fa a ritrovare della fiducia nella politica. Ti fidi dei politici? Diciamo che non danno un'immagine di loro positiva. La politica inquinata da interessi e scandali. Questo è l'esito di una sorta di referendum condotta a Conegliano dal presidente del Veneto, Luca Zaia, con oltre 500 liceali, a cui ha chiesto il perché di tanta disaffezione. Il risultato del sondaggio per alzata di mano tra gli studenti, con Giovanni, contestatore più acceso e intrepido, che si è aggiudicato una inaspettata giornata con il governatore. Ti faccio saltare il pranzo. No, a parte gli scherzi. Potrebbe essere un'occasione così poi ti rendi anche conto di quello che accade. No? È stato un ragazzo che ha fatto delle domande alle quali si può dare risposta solo on the road, no? In pratica. Quindi ho proposto a sto ragazzo di salire in auto con me un giorno, così si fa un'idea di qual è la vita dorata di un presidente di regione. Disincantato e compiaciuto lo studente invitato. Sinceramente è un grande punto di domanda, perché uno dei temi di cui si è parlato è proprio la distanza che attanaglia noi cittadini dalla politica, e è un salto nel vuoto, ma penso che sarà un'attività costruttiva. Tra i temi toccati la riflessione su un impegno attivo. Ma noi giovani, gente anche di poco più grande di noi,
Che cosa può fare per partecipare attivamente alla vita politica del paese? Per i ragazzi, per riavvicinare la gente alla politica, è importante svecchiare anche il modo di comunicare. Dipende dal modo di parlare, di relazionarsi del politico e anche dal linguaggio. Si vede che magari il governatore Zaia ha usato anche un linguaggio molto più colloquiale, giovanile. Giornata di studio anche per gli stessi politici, la replica della sindaca di Cappellamaggiore. Tante domande che hanno aiutato noi stessi a riflettere sul nostro impegno politico e sulle motivazioni che ci spingono a fare quello che facciamo ogni giorno. Servizio di Anna Maria Parigi, allora poi parleremo anche ovviamente dei migranti, di quello che sta succedendo, però volevo chiedere al sindaco Piazza, proprio sulla questione morale, no? Ci sono questi casi eclatanti, Galan, la ministra Guidi, insomma, dopodiché ci si dimentica di tutti invece gli amministratori pubblici che in silenzio, con pochissimi mezzi, cercano di andare avanti. È chiaro che anche nelle amministrazioni locali poi ci sono ogni tanto qualcuno viene pizzicato, però certo non c'è proprio l'effetto mediatico che c'è quando viene arrestato un ex ministro, un ex governatore. Sì, purtroppo la questione morale è il problema del paese. Io dico sempre i profughi è un problema decisamente inferiore rispetto a questa questione morale. Vorrei sottolineare un aspetto, la questione Galan e poi anche la questione delle banche, ha posto i riflettori su un malessere che è anche nel Veneto. Cioè, prima pensavamo che fosse soltanto Roma ladrona, il Sud che spreca e tutta una serie di problematiche che riguardavano gli altri. Oggi abbiamo scoperto che anche noi abbiamo un sistema marcio, Galan e tutto il resto, quindi una rete di imprese e di connivenze con la politica. E poi questo grande problema delle banche, perché da sole hanno fatto perdere 10 miliardi di valore al portafoglio dei veneti e soprattutto i responsabili non pagano. Ecco, e questo problema in cui veneti fregano veneti e veneti in qualche modo danno una brutta immagine a noi che pensavamo sempre di essere i migliori al mondo, fa riflettere e quindi pone una questione che dovrebbe riguardare tutti. Cosa è giusto, cosa è sbagliato, che cosa abbiamo fatto, che cosa non abbiamo fatto. E l'altra faccia della medaglia è dove eravamo finora? Perché qua ci siamo sempre fidati, allora abbiamo votato, nel Veneto ha sempre governato quella parte politica, nel centro-sud tanti problemi resteranno sempre, perché il debito della sanità di Roma resterà sempre a 30 miliardi, Calabria e Milano saranno sempre virtuali, la regione Sicilia si terrà i suoi 25.000 guardie forestali, i rapporti dello spreco sarà sempre quello, ma l'indignazione della gente comune dov'è? Cioè, al di là della protesta al bar che va a finire sempre, tanto dice tutti i compagni, tutti ruba. I giovani dicono non capiamo, però mai una volta li abbiamo visti in consiglio comunale, mai una volta leggere un giornale, mai una volta informarsi, come in qualche modo facevamo noi quando avevamo 18-20 anni, no? Come se il problema è degli adulti che non spiegano bene i giovani, ma non è mai dei giovani che si informano e prendono loro iniziativa. Quindi io purtroppo sono avvilito, perché questo è un paese particolarmente marcio, la prima repubblica secondo me non è mai finita da questo punto di vista e mi dispiace dire che noi non ci arrabbiamo più, noi dov'è l'indignazione? Allora uno come Gianni Zonin, adesso non per dire, cioè avrebbe dovuto lui dire scusate, ho preso 1 milione di euro nel 2015, ciabba qua, che ne ho talmente tanti che non ho, neanche se vado in tomba, non posso portarli in tomba, no. Allora, questa è la dignità. Dice, ho sbagliato, tanto vivo comunque lo stesso. E non ce l'ha né lui, né gli altri membri del Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza, né quella di Veneto Banca, ma anche la protesta dei veneti, nonostante questo massacro finanziario, è un'operazione... Guardate che se la stessa cosa succedeva in Francia... o in Spagna, sarebbe stato diverso. A noi va ben tutto, abbiamo
colonnelli della finanza che prendono i soldi dalla società che dovrebbero controllare, questori che passano e controllano. No, noi abbiamo le strutture dello Stato che prima sono di qua, poi vanno in pensione e lavorano di là. E va ben tutto, ma allora invece a me non va bene. E chi è che a un certo punto dice ora basta? Dopo l'altro grande problema è che a un certo punto ci parliamo tra di noi, no? A sinistra pensa a dire che sia colpa della Lega che non capisce niente, no? I leghisti dicono no, siete voi al governo. Io sostengo una tesi, il Veneto dovrebbe tentare di fare una sintesi per quanto riguarda noi del PD, almeno di dire ascolta, noi altri del PD non abbiamo nulla a che fare col PD del centro-sud minimo, quindi fare una politica regionalizzata perché non possiamo a un certo punto metterci a dialogare con gli altri, no? E l'invito che faccio alle altre forze politiche è che i problemi del Veneto hanno una velocità, una particolarità e una necessità per avere velocità diverse. Fin tanto che ci perdiamo con questi litigi casalinghi, io dico cerchiamo di essere di esempio, di mettere insieme le risorse politiche e umane, perché tanto se andiamo avanti così sarà sempre peggio. Allora, vengono nel cimitero Italia a crepare in nostra compagnia, che se ne vadano negli USA e in Inghilterra, responsabili di quello che è successo dal 2002 ad oggi. Allora, vediamo un servizio, poi torniamo in studio, è la questione dei richiedenti asilo, venendo proprio ai migranti, che poi presentano ricorsi e intasano i tribunali. Diteci cosa pensate di questa iniziativa della Norvegia, il governo della Norvegia, che ha detto, vabbè, pur di sfoltire la massa di profughi che sono arrivati nel nostro paese, gli diamo 1000 euro se vogliono tornare a casa loro volontariamente. Vediamo intanto il servizio da Padova. Se al richiedente che ha ricevuto un rifiuto è offerta la possibilità di adire al tribunale in modo del tutto gratuito, a lui non costa nulla, non costa nulla, non solo in termini economici, ma anzi ne trae vantaggio. I profughi che fanno ricorso contro la decisione della Commissione Prefettizia che respinge la domanda di asilo politico intasano i lavori dei tribunali veneti. Lo aveva denunciato l'Ordine degli Avvocati di Venezia, lo ha ribadito pochi giorni fa il sindaco Bitonci. La commissione che esamina le storie dei profughi è composta anche da un membro nominato proprio dal comune. Fino a pochi mesi fa c'era l'attuale presidente del Consiglio Comunale Federica Pietrogrande. Il lavoro della commissione spiega un lavoro meticoloso. Ciascun membro della commissione rimane all'interno ed effettua le audizioni almeno per 8-10 ore al giorno, cioè vengono sentiti i richiedenti asilo con un interprete simultaneo, viene trascritto tutto ciò che il richiedente dichiara e poi viene riletto in lingua originale al richiedente in modo che poi quando lo sottoscrive possa aver ben compreso quello che ha dichiarato. Per di più la Commissione si avvale di banche dati specifiche che fanno affidamento alle indicazioni dell'ONU, mentre i tribunali che danno ragione ai profughi si basano sulle indicazioni che la Farnesina dà agli italiani che vanno all'estero nei paesi a rischio. Da qui nasce la contraddizione che blocca il sistema. Il ricorso è solo un modo per poter rimanere di più nel nostro paese, sostiene la Pietrogrande. Durante il periodo di pendenza del ricorso giurisdizionale, quindi appello, tribunale, appello, cassazione, eccetera, il permesso di soggiorno viene automaticamente rinnovato. Intervista di Valentina Visentin. Allora, consigliere Sandonacco, intanto cosa ne pensa di questo stratagemma, chiamiamolo così, del governo norvegese di pagare i migranti disposti ad andarsene? È una cosa anche abbastanza triste, nel senso che pagare 1000 euro per convincere, diciamo, i cosiddetti migranti, che in realtà sono clandestini, perché sono persone che non hanno diritto di rimanere nel territorio norvegese, quindi non sono stati riconosciuti come profughi, e insomma mi sembra una cifra molto importante. Ecco. Loro dicono, ma in fondo ci costano di più
sul territorio. Sicuramente, no? Il problema che abbiamo sempre, che abbiamo sollevato anche noi, cioè una volta passato il periodo di ospitalità nelle strutture che sono state adibite per il riconoscimento dei profughi o dei, dei presunti profughi, perché abbiamo visto che la quasi totalità non sono profughi riconosciuti, dopo questo periodo i migranti vengono reimmessi nel territorio, non hanno alcuna protezione sociale, non hanno alcuna forma di sostentamento e vengono e vagano semplicemente per le strade, vanno in cerca magari di qualche connazionale, cominciano a fare una rete fra di loro di, così anche di aiuto, perché sono assolutamente abbandonati nel territorio ed è questo è un grave problema che vediamo via via che passano i mesi sempre di più anche nei nostri territori. Ecco, questa non è sicuramente una cosa che appartiene a una società civile. Direi che una cosa molto importante che avete evidenziato nel vostro servizio è invece il fatto che i tribunali hanno cominciato a disconoscere le sentenze, cioè le decisioni della commissione. Questa è una cosa molto, molto grave, perché le decisioni, cioè questi ricorsi vinti da queste persone cominciano a essere nell'ordine di qualche centinaia, se non migliaia. Queste persone quindi si trovano, anche queste, ancora una volta in un limbo, si trovano in attesa di una successiva decisione, perché poi la sentenza viene impugnata dal tribunale e quindi anche queste persone ce le troviamo ancora nel territorio e nel frattempo continuano ad arrivare dei nuovi cosiddetti migranti. Con la bella stagione ne arriveranno tantissimi e l'Austria, abbiamo visto, ha alzato un muro, ha fatto una barriera ai confini. Noi diciamo che questa barriera ai confini è la fine dell'Europa, perché dobbiamo renderci conto anche di quello che sta succedendo, cioè Renzi oggi abbiamo visto che ha protestato, ha detto ma come, l'Austria viola i regolamenti, viola le leggi e tutte queste cose qua, però in realtà quello che hanno fatto loro è perfettamente legittimo, loro stanno difendendo i propri confini e i migranti resteranno in Italia. D'altronde il nostro paese è l'unico paese al mondo che va a prendere i migranti, queste persone che partono con i barconi esattamente appena al di fuori delle acque territoriali libiche, per non dire al di dentro, perché abbiamo avuto anche dei problemi, diciamo, una specie di governo libico che era uno dei governi riconosciuti dalla comunità internazionale, che ci ha addirittura minacciato per essere entrati nelle loro acque territoriali a prendere i migranti. Questo è una cosa. Di fatto il governo italiano è un governo che è che dà aiuto agli scafisti per portare i clandestini nel nostro paese. Questo è il punto interrogativo, ci troviamo anche davanti anche per questa nuova stagione. Quando il Sud Tirolo tornerà con l'Austria, lo vorrà seguire anche il Trentino ed anche molti abitanti del Friuli Venezia Giulia, del Veneto. Viva l'Austria! Allora, Gennaro Marotta, mi dicevano i colleghi di Trieste che mentre l'Austria al Brennero respingerà o si accinge a respingere eventuali arrivi massicci di migranti, da Tarvisio ne passano proprio dall'Austria, arrivano in Italia e noi non respingiamo nessuno. Cioè, nel senso che a noi ce li rimandano, no? Pur valendo anche per loro il trattato di Dublino, cioè se entrano dal nord in Austria dovrebbero tenersi, invece li mandano qua. Io il collega leghista vorrei però far presente che se fosse ribaltata l'Europa e ci fosse la Norvegia, la Svezia e i paesi nordici in giù a prendersi le ondate di migranti, secondo voi gli sparerebbero addosso oppure se li prenderebbero per forza? Cioè, dare la colpa all'Italia che va a prendersi i migranti, Dio santo, abbiamo un intero continente che preme su quelle regioni della Libia le coste africane sono lì proprio per essere superate. La gente che ha bisogno non guarda al fatto che ci sono centinaia di chilometri in mare,
Se ha fame, se i propri figli hanno fame, uno prende la barchetta anche pur di andare a sfamare i propri figli. È facile, è ipocrita soprattutto, e da parte degli austriaci, mi permetto di dire, è ancora di più ipocrita. Sbarrano i confini. Io spero bene che l'Europa quantomeno dia sanzioni europee, così come ha sempre minacciato di fare a qualsiasi cosa che l'Italia sia apprestata a decidere in deroga. E lo dico io perché ero contro, ad esempio, la caccia in deroga, erano sempre pronti a dare e a minacciare sanzioni. Ecco, adesso questi chiudono addirittura un confine, non permettono la libera circolazione che è stata stabilita all'Europa e magari accedono anche ai fondi europei. Io spero sinceramente che l'Europa abbia un attimino di riguardo, non so neanche io, di stima in se stessa, non può dare contributi e fondi europei alla nazione che chiude i confini, perché sennò ci stiamo veramente, e qua hai ragione, scusami, ci diamo del tuo anche se vuoi. Sandona, hai ragione, l'Austria fa il suo interesse, sì, ma l'interesse sarebbe quello europeo, perché sennò anche noi potremmo fare il nostro. Se noi facessimo il nostro, non avendo però migliaia di chilometri di coste, cosa che gli austriaci non hanno, perché gli basta mettere una retina attorno ai confini, piuttosto che noi a blindare migliaia di chilometri di coste, è facile anche questo, no? C'era un comico che diceva, è facile fare finocchio col culo degli altri, perché questo c'è da dire, tutti fanno questo col sedere dell'Italia, perché l'Italia è sempre stata centrale rispetto a qualsiasi tipo di politica per quanto riguarda la politica nei confronti degli extracomunitari e la politica europea. Però permettimi, direttore, noi abbiamo parlato di tutto, ci indigniamo. Allora, io credo che però bisognerebbe sempre partire dalle cose semplici, no? Quelle che le persone vivono tutti i giorni. Io porto, sai che più di qualche volta porto qualche esempio, no? Certo. Perché è inutile, facciamo grande politica, dopo alla fine dovresti dare qualche risultato. Allora, io sono andato a presentare la dichiarazione dei redditi come centinaia, migliaia di cittadini stanno facendo in questo periodo. A parte il fatto che c'è una banca che non mi ha ancora mandato gli interessi del mutuo e io ho dovuto già presentare la dichiarazione dei redditi e loro mi hanno... Vabbè, questo tanto per dire, no? Come funzionano le cose. Ma è mai possibile che tu vai a presentare la dichiarazione dei redditi ai CAF, dove viene detto, io ho letto i loro cartelli, dove denunciano il fatto che lo Stato ha tagliato i soldi per i CAF e quindi i diritti dei cittadini, eccetera. Poi però il contributo che tu devi dare al CAF non è più 15 euro, ma 25, cioè il 66% in più. Vorrei sapere se c'è qualche norma che regola questo aumento indiscriminato per una dichiarazione autocompilata. Poi vado nello specifico. Due stupidaggini, però per dire, se un anziano ci casca in mezzo, se copa, perché fare le autodichiarazioni comunque comporta un lavoro, no? E allora a me è capitato di presentare dei contributi versati all'Associazione Ricerca sul Cancro, li ha fatti a nome di mio figlio, minorenne, che era minorenne, li ha fatti e naturalmente dichiarati dalla madre, ok, o dal padre. No, non si può fare. Allora io dico all'associazione, mi dispiace, ma da oggi è inutile che mandate più i bollettini perché io non li pago più, se voglio li pago per conto mio, ma non posso scaricarli, non prendiamoci in giro, perché non è una onlus, cioè no, non l'AIRC, è lo Stato, non viene riconosciuto e uno non... Poi la cosa più assurda è che su due scontrini farmaceutici, allora uno leggono e mi dicono che il Voltaren Emulgel, che è un farmaco, siccome non ha l'AIC, non so cosa sia, non domandatemelo, sarà un extraterrestre, è un codice, che cavolo è, non me lo possono detrarre. Nell'altro, ed è il farmacista che dovrebbe metterlo, nell'altro un'altra farmacia, dovrebbe esserci l'indicazione del dispositivo medico a rigore CE o CEI, domando, sempre il farmacista che non l'ha messo. Noi paghiamo la farmacia per avere il farmaco. È mai possibile che non si possano scaricare le cose che uno presenta regolarmente? Ma questo è niente. Poi dopo, quando avrò un altro momento, parliamo anche dello Stato che vuole eliminare il nero e poi chi fa pagare tutto alle ditte che lavorano per lui, per fare le manutenzioni, si può
fare questo sì, questo no nelle manutenzioni, ragion per cui anche lì un gran casino e alla fine quasi quasi uno si arrende e dice mi arrendo, femo nero che se meglio, giusto per rimanere in tema. Per chiudere quindi, la burocrazia continua a soffocare qualsiasi tipo di discorso politico, perché se i politici non riescono a modificare la macchina non si va da nessuna parte, destra o sinistra che sia. Poi sentiamo gli imprenditori con Franco Vesco. Assessore, tra l'altro oggi c'era l'Istat che dava conferma della riduzione di tasse per le imprese con il taglio all'IRAP, no? Le risulta, è così? Cioè ci saranno... Il total tax rate, che è la sommatoria di tutte le tassazioni, è in crescita. La pressione fiscale complessiva risulta in crescita, questi sono tutti studi che sono pubblicati, io li prendo per quelli che sono. C'è una grande verità che una volta disse un rettore di Padova: i numeri, se debitamente torturati, confessano qualsiasi cosa. Quindi a seconda di come tu li prendi, li leggi, li stressi, ti danno una immagine. La verità è che quando andiamo sì, a fare delle, no, io lo faccio da assessore al lavoro, non trovo imprenditori che mi rispondano bene, sì, no, riconosco un certo alleggerimento della pressione fiscale, non li trovo e non credo che siano appunto condizionati dall'ideologia, si trovano solo ad avere una peraltro una frammentazione di tassazioni, di soggetti a cui pagare, che sta diventando particolarmente insostenibile, perché poi è un problema di approccio, cioè l'esasperazione che leggo nelle parole di Gennaro, che insomma e se ne esce così in maniera cioè, così uno, franca uno, di, uno sfogo, insomma, è uno sfogo, no, però, è uno sfogo pratico, no, ma se Gennaro, essere, no, non è una cosa personale, non mi interessa, però dico un anziano ci muore se gli dicono lei non ha messo like, sto leggendo, cosa mi porta via 1000 euro, sto leggendo, l'anziano fa un colpo. Sto leggendo il tuo stato d'animo, che è esattamente quello dei cittadini italiani, degli imprenditori a maggior ragione, che si trovano esasperati dalla tassazione. Ci aggiungo, metto il carico a questo punto. L'esasperazione monta ulteriormente quando proprio quelli ordinati, organizzati, quelli che anche stanno con le cose in regola, si vedono arrivare Equitalia, che proprio da assessore al lavoro riscontro che va con una certa frequenza nelle aziende buone, perché tutto sommato lì riesce a recuperare. E se ti fai confessare, questa volta non dai numeri ma da qualcuno di Equitalia che ti dice come il padre confessore: assessore, io glielo dico, però lei non farà nomi, e dicono figuriamoci, no, però ti dicono ci danno dei budget, e questa è una cosa nota, no? Il Ministero delle Finanze, anche per fare il bilancio dello Stato, deve fare delle previsioni anche sull'evasione fiscale. E dove si può andare a recuperare poi per riuscire ad arrivare a quello? È un po' quello che facciamo, non c'è niente di straordinario, né volgare né illecito, perché lo fanno anche i comuni quando devono fare il bilancio di previsione, dicono quanto potrò prevedere di tasse, pardon, di multe con i miei vigili urbani. Per quadrare il mio bilancio devo mettere questa voce in entrata. E quindi a metà anno dici, ci sono arrivata? I miei cittadini hanno veramente parcheggiato fuori dalle righe? Non arrivo ad avere non riesco ad arrivare a quella cifra, allora magari stimolo i vigili ad andare a verificare un po' meglio, perché certamente li becchiamo che hanno parcheggiato fuori dalle righe o non hanno messo, ecco, esasperiamola e vediamola nella tassazione. Questo sta diventando esasperazione, ecco qui che non funziona, e lo Stato viene visto come cattivo, arcigno, lontano e vessatore. Allora Renzi, impara dall'altra, vai a casa. Franco Vescovo, imprenditore del settore informatico, spesso dice che la situazione non è delle migliori, però non bisogna perdere la speranza. Dall'ultima volta che ci siamo visti, che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, se l'economia in qualche modo si sta riprendendo? Io credo, direttore, per rispondere concretamente alla sua domanda, che quello che dicevamo 2 anni fa, che io sono stato qui e la ringrazio, sono stato qui anche l'anno scorso e la ringrazio, perché è piacevole, è una trasmissione molto aperta, molto libera, vedo che ci sono partiti e comunque persone che rappresentano modelli organizzativi o modelli comportamentali o comunque ideologie diverse, e quindi è una trasmissione che fa piacere partecipare. Rispondo alla sua domanda, io credo che si noti, si veda,
sia visibile a tutti che c'è un miglioramento nella produzione, nella produttività, c'è una forza di penetrare nei mercati stranieri che probabilmente il mondo intero ci invidia. Tutto oro? No. Ma per rispondere alla sua domanda ancora in modo più preciso, per pagare questo disastro della politica o delle tasse che ho sentito un attimo fa che sembrava fossero in calo, in termini forse improprio, no, non è vero, le tasse non sono calate, non sono diminuite, usiamo il vocabolo che volete, ma mi sembra che la tassazione non abbia subito rallentamenti, anzi, e con un problema che la spesa pubblica aumenta. Torniamo a prima. Chi è che sopporta e supporta questo aumento della spesa pubblica e delle tasse? L'economia, che per fortuna sta andando meglio che non il passato, io non parlo di ripresa o meno perché sono totalmente cambiati i modelli organizzativi e fare confronti col passato secondo me è un errore. C'è un cambiamento, il vocabolo mi piace poco ma non ne ho un altro, c'è un cambiamento epocale. Dopo internet, 8, 10, 9, 10 anni fa i cambiamenti sono fortissimi, quindi farvi paragoni, vacche grasse, vacche magre, non esistono più. Esistono delle capacità di competere che l'Italia per fortuna ha, il nord ancora di più, non sono razzista, non sono leghista, ma mi sembra che dal nord partano delle, diciamo, trasformazioni di materie che noi non abbiamo e quindi vuol dire che la nostra manodopera è sicuramente eccezionale, perché se ci comprano le aziende vuol dire che siamo capaci di lavorare, perché non è che abbiamo l'oro, l'argento, il ferro o qualsiasi altro materiale. No, noi trasformiamo e quindi le nostre mani, dal più umile dei lavoratori al più brillante dei manager, al più brillante dei imprenditori, sappiamo fare il nostro. Cos'è che ci distrugge? Ci distrugge la politica. Io sento parlare i politici, sì, a vuoto, non voglio essere offensivo con questi signori o queste due signore che sono qua stasera o col sindaco, non mi permetterei, dico la politica in generale, i politici vuoti, non è che dicono Galan ha rubato, è andato a casa troppo tardi. No, ci sono le scappatoie psicologiche, ma mi sarebbe piaciuto che si fosse dimesso, eccetera. Un delinquente, io non so se lo sia, un delinquente se è tale deve andare a casa prima. Ma perché in Italia sopportiamo e supportiamo persone che rubano quando il mondo intero ci insegna che chi ruba no, va in galera o va a casa o non fa politica o dovrebbe vergognarsi e andare fuori? Non sto parlando di galera, sto parlando della politica in generale, però è chiaro che sto rispondendo alla indicazione, alla domanda iniziale del direttore che diceva come la pensate su Galan. Se è vero quello che il Tribunale ha legiferato, deliberato, i vocaboli non li ho appropriati perché io ho fatto matematica, no, io penso che doveva essere a casa prima. Ho sentito parlare prima vitalizio eccetera, non mi interessa, dico solo che è una vergogna se una persona che è condannata, no, e che ha dominato per 15 anni non solo il Veneto ma la politica italiana, perché la verità è due volte ministro, quello che sapete più di me, io penso che sia da vergognarci noi italiani di essere in una situazione tale quale, perché se no è astratto come i politici, no, di essere in una situazione di avere il politico che non va a casa pur avendo rubato. Il mondo intero ci dimostra che chi ruba deve andare a casa. Ho risposto alla prima domanda che faceva il direttore. Tornando a prima, e cioè all'economia. Secondo me l'economia italiana sta andando bene, e grazie a questo sta andando bene riusciamo a pagare il disastro dell'aumento della spesa pubblica. La spesa pubblica non è, come qualcuno dice, in rallentamento, in diminuzione, sta aumentando. I fannulloni, che era un vocabolo di Brunetta, non so di chi, ci sono ancora di più, perché la burocrazia sta aumentando. Perché sta aumentando? Perché tutta quella marea di dipendenti pubblici, che non sono 3 milioni e 800 e rotti mila, no, sono più di 6 milioni, perché noi non consideriamo che Enel, INPS, INAM, Ferrovie, tutti quanti, sono comunque dipendenti pubblici. No, noi facciamo il dipendente pubblico 3 milioni e 8, sì, e il resto è tutta gente che noi manteniamo. Le aziende pubbliche o al 100% pubbliche, la raccolta, immondizie e tutte le altre, per fare esempi concreti, che sono tutti in passivo, ci sono buchi paurosi.
ci sono buchi paurosi. Ragazzi, buchi paurosi, chi li paga? Noi. Come va l'economia? Sta andando bene. Paghiamo tutto e tutti, speriamo di mandare a casa i politici e mettere dei giovani brillanti che, girando il mondo, no, come stanno facendo i nostri giovani brillanti, hanno imparato, imparano qualcosa e portino delle novità rispetto alla staticità che noi vediamo nella nostra politica. Allora, centinaia di sms, grazie molte. La RAI e Mediaset hanno dato grande lustro alla morte di Prince, un esempio negativo di un personaggio. Questo ha preso un abbaglio comunque, alla droga, Prince non si dava, non era dedito alla droga e alla ed era un grande personaggio della musica. Sinceramente non capisco anche su questo ci cosa sono, ha visto questo qui. Ci sono polemiche. Polemiche soprattutto sul 1° maggio, festa del lavoro, la decisione di molti centri commerciali in Veneto di tenere aperto ha fatto arrabbiare molto i sindacati. Vediamo il servizio e poi andiamo da Alberto Montagnier di Raise Veneto. Il 1° maggio è la festa dei lavoratori, i lavoratori è giusto che festeggino e in qualche modo quindi si esentino dal lavoro. Penso che su questo dovremmo fare una riflessione profonda rispetto a quello che è l'utilizzo sfrenato di in qualche modo aperture che probabilmente non tornano neanche in senso positivo agli stessi esercizi commerciali. Festa dei lavoratori con i lavoratori che non faranno festa. È questa la contraddizione dei centri commerciali, secondo i sindacati, che oggi hanno presentato le iniziative per il 1° maggio. Quest'anno dedicato al lavoro che non c'è, ma soprattutto a quello che chiamano il sogno mancato del Jobs Act. La disoccupazione rimane sempre alta e chi trova un posto di lavoro, anziché trovare un posto di lavoro stabile, sicuramente si trova in una situazione di precariato. Queste sono le nostre sfide, le nuove sfide del lavoro, con queste vogliamo fare i conti e il sindacato rimane impegnato in questa direzione. Manifestazione unitaria in Piazza dei Signori, dove non mancheranno gli attacchi proprio ai centri commerciali aperti. È profondamente sbagliato, ci mancherebbe. È profondamente sbagliato, ma affronterei anche l'argomento che non si dovrebbe andare nei centri commerciali come cittadino, soprattutto nella giornata del 1° maggio. Servizio di Cristiano Facca, poi sentiamo di nuovo su questo l'assessore, però Alberto Montagnier. Faccio anch'io due considerazioni sul tema della serata. Sono un po' disorientato da una cosa, che qui ci sono delle persone che da anni fanno politica, sono nella politica, sono diciamo nella stanza di bottoni e questa sera sono i primi critici dello Stato, i primi critici della burocrazia. Posso capire che non potete aver fatto tutto a voi, però rappresentate quell'apparato che ha portato lo Stato a questa burocrazia, per cui vi state appunto allagnando, cioè c'è come l'asino che dice becco al toro. La politica dovrebbe cercare di modificare dei comportamenti anche della burocrazia. Ma noi non ci siete riusciti, siete là, siete là perché non l'avete fatto. Indipendentisti dall'altra parte, che poi sono sul tema della serata, l'indipendenza in questo momento. Ma siccome ti devo parlare che siamo dalla parte dello Stato, siamo quelli che siccome ha focalizzato sempre il suo essere stato in qualcosa di autoperpetuare se stesso e non ha mai pensato invece a quello che è il bene dei suoi cittadini, ma una perseveranza e un'autocelebrazione che andava anche oltre alla fantapolitica, cioè qua era uno Stato che capiva la sua debolezza e in qualche modo doveva stare in piedi. Per cui tutta la burocrazia è stata messa in piedi in un modo disumano, come giustamente quando dice un rappresentante dello Stato, dovrei dirlo io a questo che sono semplice cittadino, perché sono io qui e il signor imprenditore, siamo fuori dal giro, rappresentiamo i due cittadini, rappresentiamo il popolo questa sera qua, per cui sentiamo gli stessi rappresentanti dello Stato che si lagnano dello Stato, per cui mi ha un po' disorientato, per carità avete preso coscienza, benissimo, provvedete, fate qualcosa, voi o chi ha più potere di voi. Come te. Prego. Io mi sento rappresentante del popolo come te, primo perché lavoro come te, secondo perché ho fatto politica, ma questo non vuol dire che non sono un rappresentante del popolo, anzi dovrei essere anche eletto con i voti delle persone che ti votano. Lei fa parte, oltre che essere un politico, mi sembra che anche come professione è un dirigente pubblico, no? Sono un funzionario comunale, certo. A 360 gradi. Ho rinunciato al vitalizio, diciamo anche questo. No, lo voglio dire perché lo voglio dire. Non entra nel merito, non fa soltanto ma scarsea nessuno. Se lei lavora è giusto che abbia il suo reddito. Certo. Non vengo qui a sindacare se lei fa bene o se lei fa male.
forse ma dal, proprio dalla sua posizione da doveva protestare un po' di più in altri sedi per facilitare la burocrazia, che sappiamo benissimo è qualcosa di atavico, perché purtroppo dalla ricorrenza triste del 150esimo, dopo un po' non così triste, io non la ricordo già triste, io sono molto contenta che invece ci sia. No, abbiamo tutte, sempre, sono qua disposto a dimostrarlo davanti in tutte le sedi, per cui si lagnavano subito i veneti che hanno avuto 5 volte tanto parliamo burocrazia, 5 tanto... Va bene, dai, avete un rappresentante di regione adesso che vi rappresenta tutti, no? No, nessunito. No, Guadagnini non rappresenta tutti gli indipendentisti, i raisi... No, scusami, allora, no, per sapere, so che eravate una serie di famiglie, no? E poi uno è riuscito a arrivare non lì. Ho mai fatto attività politica né di supporto né dell'una e dell'altra parte né di tutte queste famiglie. Basta. Allora faccio cultura, un'ultima cosa, sul discorso dei migranti, c'è un altro discorso parecchio odioso e parecchio fastidioso, che demagogico, che offende anche la memoria di molte persone. Quando qualcuno dice che anche noi veneti siamo stati emigranti, non era lo stesso tipo di emigrazione. Per cui, signori, questa la prendo come un'offesa personale, perché ho avuto anch'io persone che sono emigrate, però sono emigrate con un pacco di documenti così, visite fatte, e quando arrivavano di là c'era già qualcuno che li aspettava e nemmeno la strada per arrivare al posto di lavoro facevano da soli, accompagnati, non dava de bandon, come che si dice. Per cui questa è una cosa che trovo estremamente odiosa di chi la dice e la pronuncia subito per difendersi, ma anche noi, ma anche voi siete andati emigranti. Questo vorrei che proprio fosse. Montagnere, approfittiamo, no, dica il sindaco. No, volevo soltanto intervenire sulla battuta dei politici, no. Allora, a parte il fatto che io sono un umile curato di campagna, per cui non vorrei difendere l'assessore o il consigliere regionale, ma c'è sto vizio, anch'io ho una partita IVA da 25 anni, no? E sono, come dire, in prestito, non so se durerò, finisco l'anno prossimo, dopo 10 anni. Sto vizio di condannare la politica. Ora, la politica a chi? Già ce l'hanno i 5 no, Stelle. Ma guarda, no, io non voglio difendere i politici, ma voglio dire chi? I sindaci, gli assessori, i consiglieri regionali, i parlamentari. Ora, chi ha distrutto le nostre banche popolari, chi era la politica? Bravo. Gli imprenditori. Bravo. E io voglio sentire gli imprenditori, ma uno a uno i ciapo, no? Di un'industria, degli industriali, uno a uno. E gli dico, scusa, domani scrivi una lettera col tuo nome e cognome e dice Zonin paga. E voglio che voi fate una sottoscrizione pubblica, voi imprenditori, che condanniate gli altri imprenditori che hanno fatto perdere 10 miliardi di euro ai veneti. Ok? Primo. Secondo, se c'è un galan che ha per i soldi, che ne sia anche uno che li dà, no. E chi sono gli altri? Gli imprenditori. Ora, basta, perché io mi sono fatto, non si può ancora dire, però mi sono dato da fare il mio comune. Ho già cominciato io. Ok, il mio comune l'ho portato a zero debito. E come me, tanti altri sindaci di altre parti politiche, cioè di altre cose, quindi cito Istrana e altri, insomma, adesso mi viene. Anche Treviso se la cava, dai. Beh, insomma, non bene come Silea, ma lascia perdere. No, ma lascia perdere. Allora, abbiamo portato esperienza. Allora, non ho ben capito se i politici sono loro e ora Rangeve, sì, processare, cioè tanto siete. Ma non è possibile, perché il punto è questo, la società se è marcia, e marcia perché siamo un po' tutti marci, no, che dopo non salta fuori che si innocenti. Allora il vero problema è che c'è un'area area geografica in Italia che è veramente disastrata, e purtroppo questo è il centro-sud. Noi andiamo ancora avanti sto schematismo destra-sinistra, imprenditori pubblici, siamo tutti dentro, cioè tutti, la stragrande maggioranza, è che noi non facciamo massa critica, per cui la burocrazia dello Stato, che significa Roma, non per cattiveria, ma è un'altra cosa la burocrazia, perché anche a me dico che la regione potrebbe fare un po' di cura dimagrante, che anche qualche comune, per carità dei signori, lo potrebbe fare. Ma signori, se cominciamo a criticare le partecipate della Priula, di Scoasse, chiamiamole nostre, che vengono sempre citate dall'Europa come efficienza. Non ho mica capito allora. È certo che si può migliorare. Io quando vado in comune dico sempre, signori, avete dato il 100%, non basta, per definizione.
Ma non che ci facciamo un esame di coscienza. Tutti quanti. Questi grandi discorsi puoi dare una risposta? Io ho detto faccio una raccolta di Giovanni Rana pubblicamente ha detto che per aprire uno stabilimento a Verona ci ha messo 9 anni e mezzo. Prova a rispondere, scusa. Ha ragione. È andato in un altro stato, ci ha messo 9 mesi. Ma che dico di più? Una pizzeria, se vuoi ti dico nome e cognome, a Londra, in 8 settimane è aperta. A Milano ci vogliono 4 anni. Ma posso allora, ha ragione, ma le dirò di più, che mi dispiace dirlo, che la burocrazia è peggiorata anche negli ultimi anni, e ce lo dico io che sono del PD. Però alla fine di dire che questi sei innocenti e che altri sei colpevoli, lei domani mattina raccomanda le firme degli imprenditori contro la gente. Io rappresento me stesso, imprenditori. Monti, io non rappresento nessuno, rappresento me stesso e sono stato invitato a parlare. Ha ragione che lei ha fatto una difesa strana degli imprenditori, questo è vero. Delle persone che lavorano, delle persone che lavorano, è diverso. È diverso, delle banche, è diverso, perché non c'è solo Zonino. Io ho difeso le persone che lavorano, noi esportiamo e manteniamo la politica, ma perché io non lavoro. E poi lei abbia ragione sul discorso della burocrazia, io molto spesso qui l'ho detto e credo che anche in regione avrebbero delle, diciamo così, delle cose buone se succedesse. Se i dirigenti di un certo livello fossero privatizzati, la regione, il dirigente del settore lavoro dell'assessore Donazzan, può pagare il dirigente anche 200.000 euro l'anno o anche di più, tanto li prende già. Ma domani mattina, come a Treviso che abbiamo un comune di 600 dipendenti, domani mattina se tu non lavori e qualche buon dirigente a Treviso non lavora, vai a casa. Allora io la base del pubblico la terrei, cioè il livello basso lo terrei pubblico, ma l'alta dirigenza la privatizzerei. Allora sul mercato metto il dirigente che mi fa marciare il comune a 1000. Questo lo vorrei come posizione organizzativa funzionale. Però no, ho con capito. 70 dipendenti e facevo funzionare 3 consigli di quartiere, ma ce ne sono, da 25 ce ne consiglieri sono di bravi. Ma sai quanto prendevo? Prova a dire. Non lo so, però 1900 euro da noi. Propi. Alcuni dirigenti di settore prendono 6.000 euro al mese. Ma allora bisognerà modificare la struttura della burocrazia, che arrivano a 4 e 9 in nettica, signori, con i premi di produzione. Allora quello lo facciamo. Poi bisogna entrare proprio nel merito. A me sembra che dovrebbe essere la politica a migliorare e organizzare e dare una spinta al cambiamento di questa situazione, che il signor sindaco non ha risposto a una domanda precisa con nome e cognome. In una trasmissione pubblica Giovanni Rana, persona credo degna, no, perché in tutto il mondo è apprezzata e ammirata questa persona, però il sindaco non ha risposto, ha deviato con i politici. Perché hai detto la burocrazia è un problema, la burocrazia è un problema e la politica deve farsi carico di togliere questa situazione. Facciamo rispondere il sindaco su questo. Sindaco? No, io allora... l'altro giorno, fino all'altro giorno, Zonin, dico sempre Zonin perché mi è simpatico, allora lo si intervistava su tutte le riviste patinate, no? Te spiegava il VIN come si faceva, eccetera, eccetera. Adesso ha già, non so, se lo trovano nella pubblica piazza a Vicenza, magari qualcuno che tira qualcosa, no? Ma era intelligente, ma era un genio. Ok, gambellare. Ok, quindi il problema è che dovremmo andare oltre, no? Perché ste giacche e cravatte. Io ho solo detto una cosa, le ripeto, la burocrazia è uno dei mali endemici dell'Italia. Io sono convinto ci sono 500.000 dipendenti statali in più, ok? Detto questo, che non salti fuori che c'è la categoria dei politici, perché io fino all'altro giorno non c'ero e adesso sono arrivato a politico, cosa sono, un appestato, tra l'altro sindaco di un comune di 10.000 abitanti, non e chissà cosa. Primo. Secondo, vorrei essere distinto da eventualmente altri, tipo da Galan, così come io potrei distinguere lei da Zonin, no. La terza cosa, quando si comincia a mettere tutto sul Cagliarone
e non si fa più distinzione, vuol dire che si ha anche qualcosa da nascondere, ok? Perché invece io dico facciamo distinzione? Perché mi sono rotto che quando si va in giro dice vuoi altri politici, come vuoi altri politici? Ma ti dove eri tu fino l'altro giorno? Ma tu che cosa hai fatto? Ma tu che esempio hai? Dai. Questo è il vero problema. Io ho risposto e ho detto semplicemente, e lo ripeto, la burocrazia è uno dei mali. Tanto è vero che ho detto che il MEPA, cioè l'acquisto, è una stupidata. Io ho detto anche al mio comune, ho detto che no, il MEPA significa sostanzialmente l'obbligatorietà di acquistare al miglior prezzo attraverso... È una stupidata allucinante. Nazionale. Secondo me è anche illegittima, la Consip... Lasciamo perdere. I grandi lotti. Sì, ma non c'è i politici e lo Stato, perché io faccio semplicemente il sindaco e loro fanno i consiglieri e sono convinto, con tutto rispetto anche a Sisede, un'altra banda, si danno da fare, no? Allora il problema è giudichiamoli per quello che fanno, dopodiché, me va bene, sì, basta. Io ho fatto l'amministratore locale per 20 anni, no? Ho fatto nei vari ruoli, sono stato anche consigliere di opposizione, ho fatto anche l'assessore, vice sindaco, eccetera. Io intanto i sindaci che abbiamo dobbiamo dare una medaglia, perché per quello che fanno, in generale questo dico sempre al di là degli schieramenti politici, perché per quello che fanno, per le responsabilità che hanno e per quello che prendono, perché parliamoci chiaro, prendono diciamo 4 soldi che a volte gli bastano solo per pagarsi il rimborso spese andate e ritorno, no, ma io non ho mai presentato un centesimo, sono fin troppo bravi. E poi c'è cioè, un'altra cosa, è una catena diciamo molto corta nei riguardi fra il sindaco, gli amministratori locali e i cittadini possono giudicare passati 5 anni, e spesso i cittadini li mandano anche a casa quando non sono bravi o quando non rispondono alla comunità locale. Volevo dire anche un'altra cosa relativa alla funzione pubblica in generale. È proprio il tipo, la funzione pubblica che andrebbe cambiata, perché è proprio il contratto dei dipendenti pubblici, cioè il dipendente pubblico di fatto in Italia è inamovibile, cioè inutile che ci giriamo attorno. E quindi non solo i grandi dirigenti dovrebbero essere scelti nel settore privato, ma bisognerebbe ripensare tutta l'idea della funzione pubblica di per sé stessa, cosa che è difficilissima da fare in un paese come il nostro. E poi volevo fare un paragone, ecco. Basta andare su un sito internet, no? A vedere quanti dipendenti pubblici ci sono in un comune, che adesso ho avuto la tipo Silea, che ha 10.000 abitanti, e uno stesso comune in Sicilia. Bravo. C'è una percentuale che va da 5 a 10, perché me li sono guardati. Bravo. Personalmente una trentina. Allora stiamo parlando di due cose profondamente diverse. Bravo. E non è sempre per rilanciare il discorso del nord e del sud, no, però. No. Nel Veneto abbiamo un rapporto fra dipendenti e dipendenti pubblici e popolazione che è inferiore di molto a quello della Germania, e questo era un articolo del Sole 24 Ore di qualche settimana fa. Era la soluzione di dare un posto di lavoro. Questo non è per dire che siamo più bravi degli altri. Nell'epoca di internet, cioè, c'è anche meno bisogno di dipendenti pubblici, cioè ci potrebbero essere dei certificati, delle cose che si possono fare semplicemente da casa. Occorre fare degli sforzi, andare avanti, eccetera eccetera. Sono d'accordo con quello che dice l'imprenditore, cioè abbiamo fatto anche dei passi indietro nella burocrazia. Io penso allo sportello unico che doveva risolvere i problemi delle aziende. Io faccio il commercialista, cioè sono prestato alla politica, doveva risolvere i problemi delle aziende. Cioè ci troviamo a volte a fare uno sportello unico per aprire un'attività con 15 o 20 finestre diverse, non solo con diciamo l'urbanistica, ma poi con l'ufficio commercio, ma poi con una serie di permessi. Cioè abbiamo ulteriormente complicato quelle che erano le procedure. Ecco, ci vuole un ripensamento generale, insomma. Ecco, però possiamo, scusi, rubo solo una cosa, io faccio l'avvocato, lei fa il commercialista, possiamo però dire che anche i nostri ordini professionali su queste cose qua, e la burocrazia c'è anche nella giustizia, non ha mai alzato la testa e supinamente è andata da tutti i ministri con il cappello in mano, perché l'eliminazione dei tribunali ha creato grossi problemi, certo, nell'ambito della giustizia, che si è rallentata per l'accorpamento. Allora io posso capire che a Caltanissetta, in provincia di Caltanissetta,
Caltanissetta, il tribunale forse non serviva se non per i reati di mafia. Ma quello di Bassano o Conegliano Montebelluna sbrigava di gran lunga le cose, dove adesso nel comune, nel tribunale di Treviso, ti trovi in un decreto ingiuntivo il numero 7822. I nostri ordini professionali supini non hanno mai alzato la testa contro il governo. Riconosciamolo questo. È il sistema malato che non vuole essere curato. Allora, Montagnier, adesso le restituisco la parola, sì, perché volevo però far vedere un po' di immagini del 25 aprile, che coincideva con la festa del patrono di Venezia, San Marco, e in piazza San Marco c'è stata una manifestazione, devo dire, insolitamente affollata, nel senso che erano 1000 gli indipendentisti presenti, così è stato detto sui giornali. C'era il sindaco Luigi Brugnaro con la bandiera del leone al collo, c'era Giovanni Giusto, che è delegato dal comune di Venezia per le attività culturali, e poi c'erano gli uomini del suo esercito, perché lei è comandante del... Ci racconta un po' questa giornata. Sì, è stato veramente un cambio epocale, diciamo, di poter riuscire a festeggiare San Marco in piazza San Marco, nel giorno di San Marco, perché fino a qualche anno fa era vietato e siamo stati anche identificati. Per cui qua bisogna dire un grazie ai primi 10-12 ragazzi che hanno avuto l'idea e di sfidare i divieti che sappiamo che ci sono in piazza San Marco. Il secondo anno una cinquantina di persone lo stesso identificati, minacce appunto di denuncia, e fino via via la cosa è cresciuta, e fino ad arrivare a qualche migliaio di persone, per cui poi effettivamente anche quest'anno l'avete organizzata voi? No, l'ha organizzata il comune ha chiesto la nostra collaborazione. Poi ci sono stati anche altri momenti di improvvisazione, cioè che sono state organizzate delle coreografie, delle scritte di Viva San Marco, per cui bisogna ringraziare il sindaco e Giovanni Giusto, qui l'assessore alle tradizioni, che hanno voluto portare in piazza la gente e istituzionalizzare la festa in maniera che non ci siano più problemi per nessuno, per chiunque voglia festeggiare. E San Marco è un simbolo forte che aggrega un po' tutti i veneti, per cui diventa, diciamo, quel momento di unione fra le varie famiglie che ricordava prima magari Marotta, che poi magari litigheranno dal giorno dopo, ma intanto insomma lì ci si aggrega. E siamo arrivati a diverse migliaia di persone che vengono giù da tutto il Veneto. Bisogna ringraziare queste persone che hanno fatto chilometri e chilometri, ringraziare i volontari, chi ha lavorato, chi ha organizzato questi momenti così anche ludici, e per cui diventa una festa che era l'unica città al mondo che non festeggiava il santo patrono, perché coincideva con un'altra festa, per cui anche lì passava, stato, sì, d'accordo, chi ha detto, ma l'hanno trasformato in una festa. Assessore, però non è che voglio polemizzare, però San Marco è il patrono di Venezia. No, allora, storicamente, festa, storicamente si parla sempre di Repubblica Veneziana, non di Repubblica Veneta. Era quello che dicevo anche in Consiglio regionale, quando mi veniva detto l'indipendenza veneta, perché c'è stata la Repubblica del Veneto. No, c'è stata la Repubblica Serenissima di Venezia. Esatto. Quindi allora, questa è giusto che ci sia, d'accordo, è giusto che ci sia un momento di incontro per festeggiare San Marco, ma sono i veneziani che festeggiano San Marco. No. Se poi vengono anche da fuori, io sono contento, vengono a fare turismo, ma non è la loro festa, è la festa dei veneziani. Perché San Marco è il patrono di Venezia. Era il patrono di tutta la Repubblica. Della Repubblica di Venezia. Che per estensione, specialmente nella... Per estensione andava a prendersi, non dico gli schiavi, ma quasi, in territorio. Siamo stati i primi ad abolire la schiavitù. Per portare le bricole da Belluno, eccetera. Venezia, cioè, sfruttava bene chi doveva sfruttare, cioè quelli che venivano da fuori, i campagnoli, sono falsità dimostrabilissime, dove vuole, davanti a tutti i professori della vostra università, che se ti indura e carega contando baia ai studenti, per cui siamo dispostissimi a dimostrare tutto, a far cadere
quella non era la Repubblica Serenissima di Venezia, no, era la Repubblica Veneta. Alla fine i documenti erano intestati Repubblica Veneta, Veneta Repubblica. Anche i documenti ufficiali. Devo insieme l'archivio è stato ai frari e glielo faccio vedere. Nessun problema. Mi risulta che per cui, poi dopo. Poi allora, quello è un altro discorso. Però come erano trattati le popolazioni di terraferma rispetto ad altre popolazioni di altri regni chiamati anche più avanti, proprio ce lo c'era un abisso. Quando Goethe fa il Grand Tour in Europa si sorprende perché i contadini veneti mangiava carne, si sorprende perché non c'era bisogno di guardie o di soldati. Io le dimostro tutto quello che vuole. Una disgrazia sola, i professori dopo. Che dicono tante balle, io non devo difendere nessuno perché non sono un professore, anche se sono laureato. C'è una storia falsa che insegnano, ma che è stata fatta a tavolino. Credo che ancora l'università rappresenti un'eccellenza in Italia rispetto al mondo. Cazzo, non quella storia, che non quella storia magari. La storia. Ma i professori che dice bye, dai, non buttiamola. Sono cresciuti. Ma non buttiamola che abbiamo un'università che... dei programmi le università scientifiche del mondo ce li invidia. Cosa diciamo? Una identità di Stato che non esiste. Ma non buttiamola di vocaboli. Vabbè, se è così, che però in Regione Veneto avete un rappresentante comunque... Ancora. Che rappresenterebbe la Repubblica Serenissima Veneta. Si chiama Guadagnini Antonio, no, giusto? Anzi, avrebbe dovuto risolvere il problema del Brennero, bastava lasciare il confine a Salorno. Avrebbe dovuto proporre al presidente Zaia quello che ci disse a noi qua in altre occasioni, anche a me quando ero consigliere. Voi vi dovreste dimettere subito se non viene applicata la legge sull'indipendenza che è stata approvata. Lui che è stato eletto adesso, basta, sarebbe stata la prima cosa da fare. Io mi dimetto se non approviamo immediatamente l'indipendenza. Venga fatta luce e cultura. Allora, fatemi chiedere all'assessore. La battaglia di Vittorio Veneto non c'è stata, per esempio. La battaglia di Vittorio Veneto non c'è stata perché l'esercito austriaco si stava ritirando già da giorni. Fatemi chiedere all'assessore. Che il 25 aprile venga ricordata anche Marga Porzus. Guarda che inetisci la Donazan fortemente quando parli di battaglia. Assessore, sì. No, adesso introduciamo l'argomento dell'autonomia, no? Referendum sull'autonomia, Zaia che ci punta tantissimo, ovviamente la minoranza dice ma è tutto un bluff, non si caverà un ragno dal buco. Lei come la pensa su questo? Ieri c'è stata una votazione importante, due mozioni di Forza Italia presentate dal mio gruppo perché ci sia l'election day per il referendum, cioè che si vada in una giornata sola a votare per il referendum, quello di ottobre, sulla riforma costituzionale del governo Renzi, e nello stesso giorno, visto che la materia è comunque costituzionale, si vada a rispondere al quesito che la Corte ha permesso nei confronti di maggiori forme di autonomia del Veneto, e si tratta dell'attuale Costituzione, degli articoli 116 e 117. Quindi noi vogliamo che A si risparmi, B si permetta ai veneti di andare a votare in un unico momento su un tema delicato. Autonomia versus indipendenza. Sempre, insomma, perché presente da qualche tempo in Consiglio regionale, io ricordo che il nostro gruppo, il gruppo a cui aderisco anch'io, nella scorsa legislatura, unico gruppo dentro la maggioranza di governo a votare contro l'indipendenza e a favore dell'autonomia, dicendo che l'indipendenza era una cosa irrealizzabile, che quindi serviva solo per fare del dibattito così un po' sterile e politico. No, per portare anche qualche lista alle elezioni. Mi correggo da sola, il dibattito politico è sempre nobile, era un sterile e soprattutto irrealizzabile. E noi invece dicevamo che eravamo già in ritardo per l'attuazione dell'attuale possibilità di maggiore forme di autonomia. Io credo che l'Italia abbia bisogno di autonomie variabili. Ci sono regioni che hanno la possibilità e hanno il dovere di esercitare maggiori forme di autonomia secondo il principio della sussidiarietà, cioè la decisione va presa il più vicino possibile. Sono regioni virtuose che tengono i conti in regola, che hanno una sorta di DNA amministrativo, perché in Veneto la buona amministrazione è di destra, di sinistra, di centro, è dentro la nostra storia. Ci sono regioni da qualche parte, magari per tradizione, no? Regioni, se posso. Ci sono regioni che invece questa forma di autonomia non sono in grado di esercitarla. Cito, così stimolo la conversazione, la riflessione al rappresentante di Raise Venete.
La Puglia è una regione che ha grandissime potenzialità di autonomia. Certo. È una regione con i conti in regola, che ha la sanità a posto, che ha razionalizzato. Se voi guardate l'Italia con occhi diversi dallo stereotipo, scoprirete che quando ci sono alcuni indicatori, sia di gestione della cosa pubblica che di efficienza della pubblica amministrazione, non c'è l'Italia del Nord e l'Italia del Sud. C'è l'Italia, diciamo, dell'asse adriatico e c'è l'Italia del Tirrenico. C'è che Puglia, Marche, Emilia-Romagna, noi, Veneto, Friuli Venezia Giulia, hanno forme di, molto simili di gestione della cosa pubblica, hanno organizzazioni sociali molto simili, molto spesso sono gli stessi settori produttivi, pensate solo alla lavorazione della pelle e del cuoio, c'è nel Veneto, c'è in Emilia Romagna, c'è nelle Marche, pensate alle scarpe, c'è in Puglia, se pensate alla farmaceutica c'è in quest'asse e c'è anche in Lombardia, non lo trovate dall'altra parte. Allora, riflettiamo sul fatto che queste sono troppe regioni, 21, sono un numero che non esiste. E soprattutto sono grandezze che non hanno senso. Stacchiamo il Veneto, ne resta 19. Io cerco di fare un ragionamento un po' più complesso, perché Regione Lombardia, che ha 11 milioni di abitanti, il Veneto ne ha 5, siamo la metà. Siamo piccoli noi, siamo troppo grandi loro? C'è una grandezza che può essere gestita? Il Friuli è piccolo. 1.200.000 abitanti, Veneto 75, soprattutto è ragione speciale che ci mette in difficoltà. Bravissima. Poi c'è questa, ecco, allora su autonomia e indipendenza. L'indipendenza è una roba che non c'è, che non esiste e non esisterà. È facile dirlo così, che un esercito, una marina, poesia, carabinieri, magistratura compiacente. Guarda che Davide ha sconfitto Golia, basta volerlo. Dopo potremmo, scusi, posso faccio una citazione in lingua. Dopo potremmo contare a tutti, potremmo ciapparli in giro, per io non so le parolacce, ma è un'altra cosa. Allora, o noi siamo credibili con la nostra gente, o li vogliamo prendere in giro perché ci piace fare i calendari con le donne, anche insomma un po' così, con la bandiera. Io non uso la bandiera per vestire un corpo umano, quindi se questa è la vostra cultura, per carità di patria, per carità di patria, in beneficenza faccio anche le patatine fritte. L'ultima cosa. Okay. Volevo farti una domanda soltanto, ma allora io non sono per l'indipendenza, no? Però sono per una forte autonomia, ma su questo poi sono convinto che neanche l'autonomia ce la daranno, perché dopo mi spieghi come fanno a tenersi un problema benissimo. Ma anche Bolzano, sai, perché Bolzano vive con le nostre. Non vuole mica Bolzano, infatti, vuole stare come sta. Esatto, perché lo mantiene Belluno. Ma neanche Trento. Bravo. Però io ti faccio una domanda. Sì. Gli indipendentisti possono esprimere la loro opinione e dire che sono indipendentisti? Lo hanno già fatto. No. Lo hanno fatto presentandosi alle elezioni. No, guarda, no. Sì. Io ti faccio un'altra domanda. Possono portare avanti il loro ideale di anche con il voto e portare avanti? E se il 30% lo fanno? Lascia perdere, perché fin tanto che c'è Indiese Io da consigliere regionale avevo proposto, così come viene fatta la domanda da alcuni cittadini, volete voi l'indipendenza? Io proponevo, volete voi pagare le tasse? Io non sono per le tasse. No, però se voi pazienza, se si faceva il referendum, sono certa che l'avrebbero perso, l'ho detto tante volte qua. Ma l'avrebbero straperso e avremmo tolto questo problema. Ma la disparità, di mezzi, non c'entra, il discorso partitico. Noi diciamo sempre che il Veneto diventerà indipendente nonostante i partiti indipendentisti, perché dobbiamo partire da un discorso culturale, avere anche noi le scuole in mano. Il Corriere della Sera dobbiamo avere immagine sul referendum, 2 milioni di voti avevano preso. È un plebiscito, no? Che era quello di Busardo. Giusto per dire. Il sindaco ha fatto una domanda precisa. Sappiamo di chi stiamo parlando. Per io credo che siamo in piena libertà di espressione, libertà di aggregazione e anche libertà politica. Certo. E c'è stata una occasione importante, le elezioni regionali dell'ultima volta, perché per 2 anni abbiamo parlato di indipendenza. Il tema più trattato, ho fatto delle verifiche di stampa, delle TV locali, il tema più trattato in assoluto negli ultimi 2 anni, oggi è l'immigrazione, ieri era proprio, quindi negli ultimi 2 anni abbiamo parlato di indipendenza, tasse, tutto. Alle elezioni
a parte presentarsi in tutti gli schieramenti, gli indipendentisti stavano con Zaia, con la Moretti, con se stessi, con chiunque, e quindi non avevano deficit di rappresentanza dell'offerta. Quindi spazi anche per la par condicio garantiti a tutti, a prescindere dai soldi che uno ha per fare un partito o meno. Quando c'è stata l'apertura delle urne e abbiamo aperto lo scrigno, l'esito è stato, direi, lapidario. Non hanno avuto nemmeno i voti per una sufficienza minima. Infatti perché io non seguo quella strada, eh. Ma allora lei deve imbracciare le armi, caro il mio signore. Non si sa mai. Perché l'indipendenza si passa solo attraverso una rivoluzione. Noi partiamo dalla cultura, poi dopo dobbiamo farla come volontari e senza mezzi. Dobbiamo farla dopo, scusate. Mi sembra proprio che sono 22-29, dobbiamo darla, perché sennò non facciamo. C'erano sempre con me con la storia dell'indipendenza. No, volevo citare l'iniziativa di Indipendenza Veneta per completezza di informazione, che prevede che nel referendum sull'autonomia ci sia si consulti l'elettore sulla l'indipendenza sì o no, no? Ma dice, non si può? Chiedete se questo ma non si può, cioè, non si può, perché dice voi pagare le tasse ma perché la domanda ma, esatto, non si può, cioè, perché perché lo dice la Costituzione, perché il quesito è stato la nostra Costituzione scritta da morte che ricade sui vivi, perché ormai se morto un tocco si vorrebbe esumarli. Perché l'indipendenza? Perché l'indipendenza o passa attraverso una forma violenta, ma questa è la storia dei popoli e della loro autodeterminazione. Non c'è più neanche l'indignazione. O passa attraverso la democrazia. Scusami, perché Luciano, perché il voto e al voto di un anno fa sono stati sonoramente bocciati. Non è il mio problema. Non è il mio problema. Poi dobbiamo andare pure. Anche chi era contro l'indipendenza, purtroppo. Poi riprendiamo la vescovo. Avevano votato contro, giusto? Che sbaglia nome, Italia e Valori lo porta insieme. Do parole che se odia. Nello scorso consiglio regionale la legge per il referendum sull'indipendenza era passata con la maggioranza. Ecco, prima cosa, io dico questo, l'altra volta avevo detto, ero venuto in trasmissione, avevo detto che il governatore presentava una proposta sull'autonomia, cosa che dopo è stata fatta, e noi consideriamo, io personalmente considero questo un primo passo per andare avanti e cominciare a ragionare su altre cose, perché l'indipendenza non è una questione economica o solo economica, premesso che il Veneto per stare dentro in Italia perde 20 miliardi l'anno, e considerate se questa è una è cosa poco, da poco, però non è una cosa solo economica, è anche una questione culturale, sì. Una questione che noi veneti sentiamo. Lei prima diceva del discorso della Repubblica di Venezia, tu dicevi prima della Repubblica di Venezia, eccetera, Repubblica di San Marco. Io personalmente, pur non essendo veneziano, sento quando vado a Padova vedo il leone di Venezia, quando vado a Verona lo vedo idem. Non ti ho mica detto di no. Ecco, la storia della Repubblica italiana è una storia di 150 anni. La storia della Repubblica di Venezia è una storia che dura da più di 1000 anni. La storia dell'Unità d'Italia, se vogliamo vedere tutte le cose. Io dico che fa parte del diritto naturale il principio di autodeterminazione dei popoli. E allora la massima democrazia che esiste è il voto. La gente bisogna dare la possibilità alla gente di scegliere. E su questo la gente dobbiamo essere libera di scegliere. Poi riprendiamo da Franco Vescovo, Antonio Tocchetto, Sinago Piazza, l'altro e gli altri che chiudono. Hanno ragione, volete andare a prenderli e ve li tenete. Mario da Limena, pubblicità, grazie, torniamo subito con Focus, state con noi.